Radio Mazza di Ferrara, ben trovati. SPAL contro Hellas Verona, gara importante, tra le più delicate di questo turno dell'Epifania della Serie A, 18ª giornata. Dopo il successo della Lazio sul campo del Brescia, anche distanze che vengono osservate dalle due formazioni interessate alla lotta salvezza. Dunque un risultato, quello del Brescia caduto in casa, che può permettere alla SPAL di superare per l'appunto lo scoglio delle rondinelle e andare sempre più in alto in classifica. Questo dopo la vittoria importante per il morale di Torino. Così ci eravamo lasciati con la SPAL nel 2019. Più in là ancora l'ultima gara dell'Hellas Verona il 15 dicembre, sempre contro il Torino, un 3-3 rocambolesco. Dopodiché una partita da disputare ancora. Lazio-Verona, recupero e classifica dunque imperfetta per quanto riguarda le partite disputate. 7 punti di differenza, SPAL che si è risollevata dall'ultimo posto in classifica grazie al successo dello Stadio Olimpico Grande Torino. Per l'Hellas Verona una grande prima parte di stagione al di sopra delle aspettative, dunque la continuità della banda Juric è la caratteristica predominante in giallo-blu. Palla che viene recuperata dall'Hellas per una ripartenza veloce che libera sulla sinistra, la ripartenza di Lazovic, vanno a posizionarsi i suoi compagni di squadra e a tu per tu con Berisha, l'intervento di Igor che va a chiudere questa sfuriata di Darko Lazovic. 50 metri, palla al piede, nessuno l'ha bloccato, si è trovato addirittura in zona tiro, appena entrato dentro l'area di rigore di sinistro, ribattuto in rimessa laterale, ma già un'occasione. Attenzione, altra fuga, altra possibilità di ripartenza da parte dell'Hellas, che cerca in sostanza con un'azione solista Verre di seminare il panico. Lo fa Faraoni, zona tiro, palla che esce fuori direttamente in rimessa laterale, poteva spedire una palla veloce sul piede di Pazzini che era appostato benissimo nell'area piccola. Si lamenta un po' con Faraoni che non si è accorto probabilmente della posizione golosa. Pazzini aveva tutto lo spazio e tutto il tempo per battere a rete. Verre, azione insistita, ancora una volta un rilancio lungo però del Verona, ha seminato il panico nella difesa sguarnita della SPAL. Diego Carmignani. Terza opportunità per il Verona ancora una volta con un'azione in progressione di Rahmani, questa volta ha detto di no, è stato chiamato in causa Etrit Berisha con la punta delle dita, ha messo in angolo un pallone che sembrava indirizzato veramente all'angolino. Partirà alle 17:45. Scusa Mancuso, vantaggio del Verona, ha segnato Pazzini al 14°, cambia il risultato del Mazza, SPAL 0 Verona 1, a te. Grazie Diego Carmignani, tra poco torneremo naturalmente per il racconto del gol. Il Verona è appena passato in vantaggio, Giampaolo Pazzini esultanza sopra le righe proprio in prossimità del settore ospiti, proprio sotto la curva est che ospita le bandiere giallo-blu. Dicevamo un gol che era nell'aria, effettivamente alla quarta opportunità concreta per il Verona è arrivato un gol di pregevole fattura sulla sinistra, sgroppata di Lazovic che con un destro a giro ha depositato il pallone sulla testa di Pazzini in solitudine, scattato in posizione perfetta per evitare il fuorigioco, palla alle spalle di Berisha. Subito dopo il vantaggio del Verona, siglato come detto di testa da Giampaolo Pazzini, alla prima da titolare, che va in qualche modo a confermare la propria buona vena nonostante l'età. Dopo il gol siglato contro il Torino nella rimonta da 3-0 a 3-3, c'è stato subito uno squillo della SPAL, forse il più importante dell'intera partita, con Petagna che da fuori area ha tentato il sinistro a giro rasoterra. Non è arrivato però nello specchio della porta questo tentativo da parte di Andrea Petagna, che è Hellas Verona che continua a insistere in fase di attacco. C'è la SPAL che con strefezza sorvola l'incrocio dei pali, altro squillo da parte della SPAL, gara piacevole che conduce per ora per 1-0 il Verona qui a Ferrara contro la SPAL. Siamo arrivati al 17° del primo tempo. Sì, è la seconda soddisfazione personale quella di oggi per Giampaolo Pazzini dopo la rete segnata su rigore contro il Torino prima della pausa natalizia. Il gol di oggi, un colpo di testa in torsione sul cross dalla sinistra di Lazovic che ha scavalcato il difensore della SPAL Igor Dos Santos. Felice la scelta di
Ivan Juric di schierare da titolare Giampaolo Pazzini. Attenzione ancora Pazzini sotto rete alta sopra la traversa, Pessina che ha fatto tutto da solo, ancora sulla sinistra, palla messa a centro area molto veloce, ha tentato la deviazione, serviva soltanto di toccarla per spedirla in porta, ha alzato troppo evidentemente la mira di sinistro Pazzini, anche in pratica disturbato è caduto a terra dopo tentativo di conclusione alta sopra la traversa. Attenzione Cionek, palla a centro area e altra deviazione che è stata da parte di Paloschi che in caduta è riuscita a toccare in una sorta di acrobazia da terra, una deviazione che è stata, poteva essere assolutamente migliore, disturbato da Faraoni, anche un po' di lamentela da parte dei Paloschi, ma c'erano tutte le condizioni per battere a rete, la palla è carambolata fuori sul fondo, qui possiamo dire occasione per la Spal che è stata sprecata malamente. Attenzione, c'è un brutto fallo, potrebbe costare caro, c'è stato il rosso diretto, avevamo visto un fallo in evidentissimo ritardo da parte di Nenad Tomovic, dunque espulso. Spal in 10, grave ritardo su ripartenza del Verona, pericoloso soprattutto direi questo intervento del difensore della Spal, insomma si prospetta un proseguio di gara davvero difficoltoso per la formazione di casa. Espulso Tomovic, Spal sotto di un gol e sotto anche di un uomo al 39esimo del primo tempo. Si piove decisamente sul bagnato per la squadra allenata da Leo Semplici, intervento su Faraoni. Intervento di Tomovic a piedi uniti su Faraoni. Ed è Zaccagni che se ne va da Kurtic, attenzione ancora sulla sinistra, duello con Missiroli, ancora una zona tiro interessante per Pessina, palla e una battuta di Pazzini che viene fermata da Beriscia, di piede ancora iniziativa del Verona, del tutto positivo quando si distende e va a guadagnare un calcio d'angolo, nono di gioco, Spal 0 Verona 1, corner tra poco ancora per l'Ellas. È mancata la mira sotto porta Giampaolo Pazzini che ha davvero si è davvero divorato l'occasione per il 2-0 a favore della propria squadra e per la propria doppietta personale, solo davanti a Beriscia, destro di prima intenzione, ci ha messo il piede il portiere della Spal per la decisiva deviazione in calcio d'angolo, batte Veloso, numero 4 Miguel Veloso. Palla messa fuori, ancora azione assistita, c'è tanto Verona nell'area di rigore della Spal, attenzione Veloso, palla centro area, deviazione sotto porta, Beriscia. Blocca il raddoppio del Verona, Rachmani di testa stava spedendo sul primo palo, deve ringraziare Beriscia, la Spal se non è sotto di due gol sta attaccando in maniera costante, direi con tanti uomini il Verona, vuole in qualche modo chiuderla questa gara che vede l'Ellas in vantaggio di un gol, in vantaggio di un uomo, in vantaggio anche dal punto di vista fisico e della qualità di quello che stiamo vedendo, ha tolto il pallone dalla porta Beriscia, altro errore della Spal, attenzione Pazzini fuori dall'area di rigore, va a servire Zaccagni, conclusione a giro fuori. Verona che sta praticamente dilapidando occasioni garantite da una Spal in affanno, in inferiorità numerica, che sta anche smarrendo la lucidità, ed esempio nitido è stato questo disimpegno del tutto errato e gratuito di Vicari, in possesso di palla stava impostando per la Spal, l'ha regalata a Pazzini che ha rimesso in moto l'azione, tiro a giro da fuori ancora di Zaccagni, uomo in più secondo quello che possiamo vedere tra centrocampo e attacco, si sta dando un grande affare anche in fase di conclusione, fuori di non molto, la Spal che sta per rendersi pericolosa al limite dell'area di rigore, è un pallone lungo che però è anche piuttosto arretrato, strefezza e costretta a rincorrerlo, arriva anche Cionek per il cross a centrare, attenzione Petagna di testa fuori. Buona azione, pulita questa volta, molto pulita dalla Spal, con Petagna che di fatto va ad applaudire il proprio compagno Cionek, deviazione aerea al lato sulla destra, Lazovic ora che duella con Cionek, zona tiro per Lazovic, ancora Stepinski che ribadisce in rete, raddoppio del Verona, Stepinski dopo la ribattuta di Beriscia sulla conclusione di Lazovic sotto porta di sinistro sul lato più lontano dello specchio, il raddoppio siglato da Stepinski
cambia risultato e direi in maniera definitiva l'esito di questa partita. Spal 0, Hellas Verona 2, ha siglato il raddoppio al 40esimo Stepinski. Sì, sipario virtuale sul match quando mancano 5 minuti al 90esimo, grande azione di Lazovic, Berisha per l'ennesima volta coi pugni ci aveva messo una pezza, il tapin di Stepinski però non lascia scampo al portiere albanese, raddoppio del Verona 2-0 e si mette male qui per la Spal. Berisha che ha murato questo tentativo, poteva forse fare meglio visto che la conclusione di pugno è su un tiro molto potente, centrale però bisogna sottolineare da parte di Lazovic, è caduta proprio nello spazio occupato da Stepinski che ha messo a centro in rete il secondo centro consecutivo anche per lui, come per Pazzini, conferma positiva in fase realizzativa dopo il gol nel 3-3 contro il Torino. Grande esultanza di tutta la panchina e soprattutto alla nostra destra gli spalti e il settore ospiti dove ci sono tante bandiere giallo-blu festanti. Bisogna ricordare ancora una volta lo zampino di Darko Lazovic, autore dell'assist delizioso per l'incornata di Pazzini che ha significato il vantaggio al 14esimo per la Verona. Ancora una volta Lazovic, questa volta però con un tiro diretto a rete murato da Berisha, ribadito in porta da parte di Stepinski. Anche per quanto riguarda la palma tra i migliori in campo c'è in lizza direi Lazovic, il suo zampino in entrambi i gol è stato decisivo. Spalla in avanti, buca completamente la difesa del Verona, attenzione di Francesco, assist all'altezza del dischetto per Petagna, aveva riguadagnato un pallone perso malamente da parte del numero 37 dello stesso Petagna che stava cercando una conclusione a volo, palla che era pervenuta spiovente nell'area di gol del Verona, poi è tornato di nuovo con molta volontà di Francesco e ha fatto cambiare il registro di questa azione. Petagna da fuori, la palla termina al lato, termina alla sinistra di Silvestri, si era avventato col suo sinistro con un pallone arretrato dopo una rimessa laterale il bomber della Spal, non ha trovato però lo specchio della porta, l'intenzione c'era anche come dire la dinamica chiamava una conclusione del sinistro potentissimo di Andrea Petagna. Fuori ancora una delle ultime occasioni di questa partita, sulla sinistra tenta Kurtic, una sortita personale, palla messa sul sinistro di Valoti, spazio, tempo e tutto nella dinamica potevano far pensare che sarebbe stata migliore senz'altro la mira del numero 8 della Spal che ha spedito alle stelle questo invito da parte di Yasmin Kurtic. Attenzione Kurtic, prova a mettere in movimento Petagna, Rachmani è in netto anticipo su di lui, termina qua su questo alleggerimento la partita. Il Verona ha superato la Spal in trasferta per 2-0 al 14esimo Pazzini, al 40esimo Stepinski. Il Verona che si porta a 22 punti, va a agganciare il Bologna in questo secondo anticipo della Serie A. Rimane al palo invece la Spal che rivede i soliti problemi. Verona che conferma la qualità vista nella prima parte di questa stagione. Il commento finale è affidato ad Antonio Farnè. Sì, ennesimo pomeriggio da dimenticare per la Spal, si aggrava il bilancio negli scontri diretti casalinghi per la formazione allenata da Leo Semplici, un solo punto in 5 partite, davvero un ruolino di marcia che deve far riflettere, che complica terribilmente il cammino salvezza della squadra estense. Imperioso invece il Verona, pulita, impeccabile, davvero disarmante la vittoria ottenuta dalla squadra di Ivan Juric che con questi 3 punti tra l'altro valica la soglia psicologica importantissima dei 20 punti, sono 22 quando manca una giornata alla fine del girone di andata e con una gara in meno all'attivo, quella da recuperare contro la Lazio, vittoria meritata da parte della squadra scaligera, un gol per tempo, Pazzini nel primo tempo, Stepinski nel secondo, un 2-0 limpido che non fa una piega e che consente al Verona di continuare a volare e di iniziare il 2020 esattamente come aveva finito l'anno precedente, cioè di corsa.
E dunque riprende la corsa della squadra di Verona, Musilunghi, e nuovo stop per quella di Ferrara. È tutto dal Paolo Mazza, dove il Verona si è imposto per 2-0 in trasferta in casa della SPAL. Grazie ad Andrea Neri per la sua assistenza tecnica, grazie naturalmente anche ad Antonio Farnè per il racconto di questa gara, linea che torna in maniera definitiva a questo punto agli studi di Saxa Rubra.